Buonasera a tutte e a tutti, siamo in diretta, giornata della memoria, giornata particolare perché gli eventi politici che stiamo seguendo dal Parlamento ancora oggi non è stato eletto il Presidente della Repubblica. Sarebbe stato meglio averlo perché in Mattarella abbiamo confidato una persona che ha sempre partecipato e ricordato questa giornata e ci auguriamo che anche il prossimo Presidente della Repubblica sia all'altezza del ruolo e soprattutto renda sempre onore a questa giornata e agli eventi che sono successi. Di sicuro l'ha fatto una scuola media di Cagliari perché proprio l'altro ieri hanno ricevuto il premio, il miglior premio nazionale per il concorso Ricordare la Shoah. Anche loro sarebbero dovuti essere premiati dal Presidente della Repubblica. Aspettate, ragazzi, tra qualche giorno speriamo che possa accadere. Io invito qui velocemente i ragazzi perché così diamo la possibilità di come dire, passare testimone a questi giovani ragazzi che ricorderanno, hanno ricordato ovviamente pure al centro, così mi vedono meglio anche da casa e anche il nostro pubblico. Perché a voi il testimone per il futuro di ricordare queste giornate, preservare la memoria, difendere la libertà in Italia e non solo. Come è nato questo lavoro e soprattutto che cosa avete presentato in questo lavoro di parte? Presentatevi. Io sono Fabio di Lamore, faccio parte ovviamente della Frattanzi dell'Antonio Siamo Fabio di Castello. Allora, noi abbiamo presentato una specie di graphic novel in cui abbiamo fatto delle immagini e un testo sotto forma di WhatsApp esprimesse quello che pensavamo sul tema proposto dal legislatore del concorso, che era la SOA alla luce della Convenzione europea dei diritti umani. Inoltre abbiamo fatto una sua compagna, è venuta una performance musicale, quindi è venuto in alla linea di Beethoven, secondo una sua passione interpretazione, mentre un altro gruppo di compagni si è occupato di fare un sito nella quale poi abbiamo inserito e poi lavorato, si è impegnato molto. E come è nata questa idea di presentare, di rappresentare la forma in questa maniera, con gli arti Nobel e in maniera contemporanea? L'idea è venuta tutta quanta dai nostri compagni, hanno avuto l'idea di rappresentare tutto il nostro laboratorio, soprattutto negli arti Nobel, che è in forma sotto messaggi via WhatsApp. Poi, io per esempio, noi abbiamo cominciato a fare un sito in cui abbiamo caricato il lavorato. Aggiungi. Allora, un altro merito importante per aver avuto questa idea di questa graphic novel c'era la nostra professoressa, Barbara Faleddi, con anche altre professoresse come Cecilia Contu che ci hanno aiutato a fare le parti artistiche in Italia e in generale ci hanno dato le idee, ci hanno aiutato. Concludo con un'ultima domanda: che sensazione si prova a vincere un premio nazionale alla vostra giovane età e soprattutto su un tema molto importante come questo? Allora, sinceramente, almeno io non me lo sono aspettato, cioè proprio per niente. Quando la professoressa ci ha permesso il tema, ho pensato che fosse interessante da trattare, ma non ho mai mirato al premio, almeno io, poi i nostri compagni. Quindi, quando abbiamo scoperto di aver vinto, cioè, è stato veramente cioè, emozionante, anche perché il nostro lavoro è piaciuto molto, non solo alla commissione, ma anche
moltissime altre di contatti presenti dalla nostra professoressa. Quindi comunque è stato molto emozionante ricevere questo premio. Trattare l'argomento che comunque era, cioè alcune informazioni probabilmente non le avremmo mai trattate in quel modo, non ci avevo mai pensato da quel punto di vista, se non fosse stato per questo concorso. Bene ragazzi, auguri, complimenti per questa vittoria, siamo contenti che il premio sia arrivato a Cagliari per quanto riguarda con questa giornata e con questa iniziativa. Io vi chiedo un applauso a tutti. Faccio parte dell'ARP, una delle associazioni che popola questo polo bibliotecario, che è formato da sei realtà. Come vedete, non soltanto le nostre realtà, ma sappiamo anche la città ed altre associazioni per eventi come questo. Vi invitiamo con tutta calma a venire a trovarci quando vorrete. Tra le varie associazioni che sono presenti in questo polo bibliotecario, abbiamo più di 40.000 titoli tra libri. Film, cortometraggi, documenti, mostre fotografiche e tanto altro materiale, quindi vi invitiamo a venire a trovarci con tutta calma. Io adesso passo la parola e possiamo iniziare con l'argomento della serata. Grazie la parola passi prima a Sassari. Sì, allora, ci colleghiamo con un secondo qua c'è tutti gli ospiti e Sassari è collegato. Ok, mi sentite? Sì. Perfetto, grazie mille. Allora, intanto buon pomeriggio, un saluto a tutti i presenti e chi ci segue in diretta streaming. Ringrazio innanzitutto per la realizzazione di questo evento l'ISASCO e in particolare il presidente Walter Faggio, Daniele Sanna e Valeria De Plano, il Polo Bibliotecario Falzarego 35 di Cagliari, rappresentato da Michele Pipia, e tutti i relatori che con i loro interventi contribuiscono a ricordare e perpetrare il profondo significato che questa giornata rappresenta. Io sono lieto di partecipare a questa celebrazione del Giorno della Memoria e soprattutto di far parte come Biblioteca Universitaria di Sassari di questo consesso, perché si intende tracciare una riflessione sulle vicende che videro i sardi entrare tristemente a far parte del trasporto 81 Bonzano-Flossenburg, quando tra il 5 e il 7 settembre del 44 432 deportati furono condotti in quel campo di concentramento come manodopera per la produzione bellica nazista. Tra loro c'erano politici antifascisti, partigiani, cittadini che erano accusati di essere fiancheggiatori dei partigiani, operai che avevano partecipato agli scioperi del 44, militari che non avevano aderito all'esercito. E tra questi 14 sardi, che come i restanti 418 saliti nel trasporto 81 fu apposto il triangolo rosso dei deportati politici. Stasera tutti i relatori ci aiuteranno a ripercorrere quel viaggio alla sua memoria, tanto documentaria quanto più intima e familiare. Anche le biblioteche contribuiscono per loro natura alla costruzione della memoria, da intendersi tanto come ricordo quanto come memoria collettiva, fondante cioè un'identità di una collettività. Esse sono custodi del mezzo più efficace e duraturo nel tempo della perpetuazione della memoria, cioè la scrittura. E dalle pagine, ad esempio, di Sacer, il bollettino dell'Associazione Storica Sassarese, che è conservato anche presso la nostra biblioteca universitaria, che il professor Pinna Parpaglia affida, ad esempio, la memoria di Zahira Righi Cohen, una professoressa di origine ebraica che lavorò nelle scuole sassaresi e che ha lasciato una profonda traccia nel suo passaggio negli archivi scolastici, è che da Auschwitz non fece più ritorno. E a lei dal 2018 che è stata dedicata la pietra d'inciampo della città di Sassari, incastonata nel granito di Piazza d'Italia, davanti a Palazzo Righi, dove appunto abitava con suo marito, il medico sassarese Italo Righi.
La biblioteca dunque è un sistema di organizzazione e mediazione del sapere e ogni periodo storico la scolpisce in modo diverso secondo uno schema culturale creatosi attraverso l'accumulo delle esperienze del passato e l'influenza di diversi fattori che interagiscono per formare un progetto culturale vero e proprio. Sono dunque un luogo di divulgazione e di conoscenza, ed è alla conoscenza di un tale tragico e oscuro periodo della storia come l'Olocausto che dobbiamo aspirare per le presenti e future generazioni. Troppo spesso, infatti, anche in questi giorni di pandemia, si è fatto vilipendio dei simboli della deportazione, sminuendone il significato di terrore e persecuzione, che hanno rappresentato nel nostro recente passato appunto un significato totalmente diverso da quello che gli si vuole attribuire oggi. Ed è necessario allora intervenire con maggiore decisione nel ribadire il significato di giornate come queste ed educare alla coscienza e alla conoscenza e alla memoria. L'antifascismo e la resistenza sono valori fondanti della nostra Costituzione e della nostra libertà. E la nostra Costituzione rappresenta l'atto di rinascita su cui i nostri padri costituenti hanno posto le fondamenta della nuova Repubblica, dopo 20 anni di lotta contro il fascismo e 2 di lotta di liberazione. Così diceva Sandro Pertini nel celebre discorso di insediamento alle Camere nel 78. E sono questi gli ideali che hanno costituito la vita dei Sassaresi, Bocchetta e Pietro Meloni, che ci accingiamo oggi a ricordare, insieme a tutti gli altri di questa giornata. E degli stessi ideali si è anche nutrito il villanovese Salvatore Meloni, un brigadiere di origine sarda che la biblioteca universitaria ha voluto ricordare recentemente con la presentazione del libro Dalla piazza alla libertà, curato dall'omonimo nipote. Salvatore Meloni è tra i 2.000 carabinieri di stanza nella capitale che sono stati arrestati, disarmati e deportati dalle milizie nazifasciste per non essersi arruolati nella Guardia Nazionale Repubblicana del governo. Quindi, analogamente a quanto accade ai deportati del trasporto 81, fu caricato su un treno merci nella stazione Ostiense e avviato verso i campi di prigionia della Germania nazista. Riuscì tuttavia a saltare giù dal convoglio per congiungersi a Roma al fronte clandestino dei carabinieri, noto anche come Banda Caruso. Quindi, ai primi di aprile del 1944, Salvatore Meloni con altri sardi, Enrico Zudes e Salvatore Piras, furono incaricati di scortare e proteggere il capo di Stato Maggiore del fronte militare, il generale Odone. Il 29 maggio del 1944, in Piazza della Libertà, la polizia nazifascista tentò l'arresto del generale Odone. Meloni e Zudas e Piras reagirono e Salvatore fu ferito e morì dopo 2 ore in ospedale a soli 22 anni. Zudas morirà invece 10 giorni più tardi. Anche loro, per le scelte, furono deportati, fuggirono dal treno, riuscirono a saltare e lottarono fino a morire. Le vicende del trasporto 81 si intersecano allora all'interno dello stesso periodo storico e riportano alla luce le vicende dei 14 sardi deportati, delle nefandezze che hanno dovuto subire, ma anche del loro bagaglio di speranze e ideali di ribellione e sete di libertà che è giusto celebrare e ricordare. Grazie. Sentite? No. Prova a ridirglielo. Ora ci sente? Sì, vi sento. Ok, abbiamo perso il momento della deportazione, dalla partenza di convoglio dallo Ostiense, abbiamo perso l'audio. Ah, ok, riprendo un attimino, intanto stavo terminando. Dicevamo, quindi eravamo arrivati dove? Della presentazione del libro La Piazza della Libertà, lui è partito dalla stazione Ostiense, benissimo. Diciamo che Salvatore Meloni, insieme ad Enrico Zudas e Salvatore Piras, riuscì naturalmente a saltare giù dal convoglio per congiungersi a Roma al fronte clandestino dei carabinieri, noto anche come Banda Caruso. Ai primi di aprile del 1944, i tre furono incaricati del delicato compito di scortare e proteggere il capo di Stato Maggiore del fronte militare, il generale Angelo Odone. Ma il 29 maggio del 1944, in Piazza della Libertà, la polizia nazifascista tentò l'arresto del generale Odone e degli altri ufficiali. E così Meloni, Zudas e Piras reagirono coraggiosamente. Salvatore fu ferito in 3 parti del corpo e morì 2 ore dopo in ospedale, a 22 anni. Zudas invece perirà 10 giorni più tardi.
Anche loro, per le loro scelte, furono deportati, fuggirono dal treno e lottarono fino a morire. Le vicende del trasporto 81, allora, si intersecano all'interno dello stesso periodo storico e riportano alla luce la memoria e le vicende dei 14 sardi deportati, delle nefandezze che hanno dovuto subire, ma anche del loro bagaglio di speranze ideali, di ribellione e sete di libertà che è giusto celebrare e ricordare. Grazie. Grazie. Mi spiace per l'audio che è mancato. No, abbiamo recuperato ultimamente. Grazie, grazie anche per aver inserito la vicenda di cui parleremo oggi anche in un contesto più ampio, ricordandoci appunto che quella che vedremo oggi nel dettaglio è una parte, un episodio di una riflessione più ampia che è necessario fare e necessario riportare al 27 di gennaio sul rapporto tra Sardegna e deportazione, tra Sardegna e storia dell'antifascismo e resistenza alla deportazione. Sì, il microfono suo. Ricorda ai connessi di chiudere i microfoni. Sì, chiederei alle persone connesse se possono chiudere il microfono, non hanno la parola perché qui... Ok. Grazie. Grazie anche a Gian Maria Bondi, se chiedere di spegnere il microfono. Io prima di tutto mi unisco ai saluti a tutti i presenti e ringraziamenti a l'ARC e a Falsero 35 che ci ospita oggi, è un altro spazio aperto e restituito alla città effettivamente da frequentare come cittadini. Ringrazio la Biblioteca Universitaria di Sassari che organizza questo intervento. Io parlo innanzitutto per conto degli Sassari, di cui faccio parte, cioè dell'Istituto Sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea, che è un istituto che fa parte di una rete più ampia di istituti genericamente definiti come istituti per la storia della resistenza. Cosa facciamo con Sasco? Il nostro scopo è quello di impegnarci nella ricerca, nella divulgazione, nelle discussioni a tema storico che riguardano la Sardegna. Ma la Sardegna, questo è un punto a cui noi teniamo tanto, una Sardegna che noi pensiamo che non possa essere compresa se non inserita in contesti più ampi, quindi una Sardegna che non guarda solo il proprio interno, ma è che è all'interno di rapporti, relazioni, vicende italiane, europee, mediterranee, internazionali più in generale. Dall'altra parte riteniamo che fenomeni che siamo più abituati a vedere come fenomeni appunto internazionali o europei o italiani, tornando un po' indietro, che magari vediamo un po' meno connessi con la storia della Sardegna, invece possono essere capiti nella loro complessità se guardati non dal centro, non solo dal centro quantomeno, ma anche dai territori che a me non piace definire periferici, ma che non sono considerati di solito al centro di quelle narrazioni. Quando noi pensiamo alla Shoah, quando noi pensiamo all'antifascismo, la Sardegna non la collochiamo immediatamente in quella storia. Questo è solo uno dei tanti esempi in realtà che si possono fare. Invece la Sardegna che come Sasco ci interessa è anche una Sardegna che in vari modi partecipa e arricchisce la comprensione di fenomeni più ampi. Questo è il motivo per cui ci è piaciuta anche la proposta di Alberto Bocchetta, perché da lui è venuta l'idea di questa iniziativa, ci è piaciuta l'idea di dedicare questo 27 gennaio, questa giornata della memoria del 2022, al tema dei sardi nelle tappe del trasporto 81, che da Bolzano di Bofio si ordina di 1944. Che cos'è il trasporto 81? Io do solo alcuni cenni perché poi le persone che interverranno dopo di me sono decisamente più le persone esperte di questo tema, quindi io sarò ad ascoltarle come sarete ad ascoltare voi. Il trasporto
81, prima di tutto, 81 è un numero attribuito da Italo Tibaldi, che è stato un deportato, quindi uno dei passeggeri di questo trasporto 81, che si è dedicato una volta scampato alla morte, una volta tornato alla vita civile, a studiare la storia delle deportazioni nazifasciste, dando un numero progressivo ai treni che partivano dall'Italia verso i campi di concentramento gestiti dai nazisti a partire dall'8 settembre 1943, che è la data dell'armistizio firmato dall'Italia, con cui l'Italia smise di combattere la Seconda Guerra Mondiale a fianco dei nazisti, il momento in cui iniziò un'altra vicenda della storia, inizio la resistenza, il momento in cui l'Italia si trovò spaccata in due, perché la parte nord vide la nascita della Repubblica Sociale Italiana con un governo nazifascista. Quindi Italo Tibaldi ha numerato i convogli che sono partiti, poi lui fa anche una riflessione proprio sul termine trasporto, un termine molto neutro in realtà, che viene attribuito dai nazisti a questi treni che partivano dall'Italia, li ha numerati. Il trasporto 81 appunto quello che parte da Bolzano nel settembre 1944. Su quel trasporto 81 furono fatte salire 433 persone, una riuscì a fuggire, quindi arrivarono a Flossenbürg 432. Di queste, da lì vennero, dopo un periodo di quarantena, vennero poi smistate e indirizzate verso altre destinazioni. La più quotata, insomma, quella che verso cui furono mandate più persone, fu la destinazione di Estrup, dove le persone furono costrette a lavorare alla costruzione di motori, di aerei, ovviamente di aerei nazisti, per l'esercito nazista, per l'aeronautica nazista della BND. Questa fa parte di un altro pezzo di storia, che è quello del lavoro coatto, un'idea che il nazismo aveva di sfruttare le persone che ne faceva prigioniere per alimentare la macchina della guerra, ma nella prospettiva era per alimentare la macchina dell'Europa dominata dal nazismo. Questo era il progetto del nuovo ordine europeo di Hitler. In questo convoglio c'erano anche 14 sardi, in realtà 14 sardi più una quindicesima persona che non era nata in Sardegna, era nata in Sicilia se non sbaglio, ma che visse a Cagliari invece a lungo, quindi possiamo considerarlo comunque sardo. Ma appunto, come vi ho detto qui, di tutte queste cose ci parlerà Alberto Bocchetta. Alberto Bocchetta, che è nipote di Vittore Bocchetta, che fu un altro dei passeggeri di questo, passeggeri non termine inadatto, scusate, delle persone che furono fatte salire su questo trasporto 81 e che a sua volta si salvò. Anche qui la storia di Vittore la racconterà giustamente chi è deputato a farlo, quindi Alberto. Io dico solo che poi sentiremo anche le parole di Vittore Bocchetta, perché verranno poi lette alcuni brani delle sue opere. Se è possibile, lo auspico, che il libro che racconta le sue memorie abbia una diffusione più ampia. Io ho avuto modo di leggerlo, è una storia, uno di quei casi in cui attraverso una storia personale si capisce molto di dinamiche molto più ampie che precedono anche questa vicenda del trasporto 81, che raccontano del fascismo, raccontano anche del colonialismo, uno dei temi di cui mi occupo, che mi interessano di più, di come si diventa antifascisti, perché Vittorio Bocchetta faceva parte del CLN di Gustav Sizio quando fu catturato, di Verona quando fu catturato, dicevo che insomma
Quindi è una storia che racconta anche di opposizione, questo torno tra un attimo. Quindi, da una parte con il Sasco a noi interessa particolarmente parlare di questo il 27 di gennaio, e sentire parlare di questo il 27 di gennaio, perché appunto uno di quei casi in cui attraverso le ricostruzioni biografiche dei sardi che furono fatti salire sul trasporto 81, si ricostruisce che cosa era la società, anche la società sarda, perché alcune di queste persone avevano già lasciato la Sardegna per lavorare, altri erano militari che dopo l'armistizio si trovarono a fare delle scelte. Quindi ci racconta una storia della società sarda, della società italiana in quel momento particolare che è il momento della Seconda Guerra Mondiale. E ci fanno, appunto, ci danno contemporaneamente, come dicevo prima, rovesciando il discorso, uno sguardo più complesso su che cosa era la società durante quel periodo, all'indomani della settembre. L'altro motivo, e qui dico una cosa che non ho ancora detto, per cui ci interessa fare questo tipo di iniziative, è che tutte le persone che si trovarono sotto il trasporto 81 ebbero il triangolo rosso, furono catalogati come prigionieri politici, deportati politici. E qui si apre un altro tema. Deportati politici vuol dire molte cose, vuol dire che troviamo dei fascisti, vuol dire che troviamo persone che stavano appunto contribuendo alla resistenza, alla lotta contro il nazifascismo in quel momento, o persone che erano accusate di farlo. Troviamo militari appunto che decisero di non aderire all'esercito della Repubblica Sociale Italiana e quindi vennero deportati per essere sfruttati. Perché il loro lavoro fosse sfruttato in Germania, troviamo un universo. La giornata della memoria che cade oggi, il 27 gennaio, è una giornata che si festeggia questo 21º anno, è frutto di una legge che è stata approvata dal Parlamento italiano nel giugno del 2000. Quando si arrivò alla scelta del 27 gennaio, ci si arrivò per una riflessione, erano diverse le date che erano state messe sul tavolo che potevano essere scelte come giornate per ricordare ciò che successe in quegli anni. Si scelse il 27 gennaio, che è la data della liberazione del campo di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, perché il campo di Auschwitz aveva una particolarità rispetto alle altre date. Quindi rispetto agli altri luoghi legati ad altre date, un'altra data era la data dello sradicamento degli ebrei nel ghetto di Roma, si scelse quella data e quel luogo perché ad Auschwitz arrivarono varie tipologie di persone che furono perseguitate dal nazismo. Quindi non soltanto quelle perseguitate per motivi razziali, ma appunto arrivarono i deputati politici, arrivarono i Roma, arrivarono omosessuali. Quindi si scelse una data che raccontava varie facce della repressione, della persecuzione nazifascista. Quindi era una data emblematica. La legge, mi sono presa un piccolo appunto qua, diceva che la giornata doveva ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, quindi non solo quella dei tedeschi, ma anche quella degli italiani. Gli italiani che hanno subito la deportazione, appunto, la prigionia e la morte. Nonché coloro che anche in campi e in schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio a rischio della propria vita e hanno aiutato altre vite, proprio di queste vite. Quindi una molteplicità di cose che si volevano ricordare, di persone che si volevano ricordare. Poi è anche comprensibile che di fronte all'orrore della Shoah, quindi della persecuzione degli ebrei, della privazione delle persone ebree, dei diritti e poi della persecuzione delle loro vite, delle deportazioni, della
quella cosa nuovissima e terribile che è la pianificazione dello sterminio, la modernità applicata alla morte. Normalmente il 27 gennaio è dedicato al ricordo, alla memoria dell'Olocausto. È comprensibile, però a me è sembrato, come so che in realtà su questa linea ci stiamo muovendo da qualche anno con le nostre iniziative del 27 gennaio, ci sembra anche utile includere in questa riflessione appunto anche gli altri perseguitati dal nazismo, gli altri deportati, le persone che subirono quel sistema e contemporaneamente ricordando persone. Le vicende di persone che sono state deportate non perché cosa è, per quel che erano, ma per quel che scelsero di fare, raccontare la memoria delle vittime, ma anche la memoria della possibilità di resistere a sistemi come quello nazista e fascista. Per questo ci è sembrato particolarmente importante e molto bello che Alberto Barocca abbia deciso di presentare in questa occasione la ricerca che sta facendo. Prima però di dare la parola a lui, darei la parola a Gian Maria Bellu, che abbiamo visto in collegamento, che è giornalista, lo conoscerete probabilmente già, è stato co-direttore dell'Unità, è stato direttore di Left, di Sardegna Post, sul risveglio della Sardegna ha ospitato diversi interventi di Vittore Bocchetta, prima che Vittore Bocchetta venisse a mancare lo scorso anno. Quindi è un piacere che vi do la parola. Sono in collegamento. Bene, allora, buonasera a tutti. Grazie per questo invito. Non saluto tutti uno per uno, saluto Beto Bocchetta in particolare. La connessione? La casa Belli c'è una connessione stanca. Il dato, mi sentite? Non troppo. Sì, adesso sì. Ora sì, si è Si bloccato per un sente? momento, ora sì. Va bene, no, perché un po' male. Allora, dicevo, voglio togliere il video se ti sento, Può togliere il video perché si sta bloccando, probabilmente la linea non regge benissimo. ma no, è proprio connessione che lui. non sono la giornata di Conviene andare sull'altro intervento e poi lo ripeschiamo dopo. Sì. Prova a scrivere. Possiamo. No, lì va. Ci sei? Non stai scrivendo di passare qua, ci sei? C'è un problema di connessione lui che non va. Conviene andare sugli altri interventi e lo ripeschiamo dopo. Va bene, allora possiamo direttamente. Oppure se c'è del telefono. Aspetta, aspetta. Mi sto chiedendo di togliere il video. Proviamo adesso che è pronto il video. Prova a richiamarlo, Valeria. Gianmaria, adesso proviamo senza Sì, mi video. sentite? Sì. Quindi parlo, riprendo a parlare. Prego. Va bene. Allora, dicevo, anche a causa del collegamento precario, cercherò di essere breve e di fare alcune considerazioni che legano la giornata della memoria, diciamo, alla memoria di Vittore.
La prima considerazione è questa, che credo che Vittore abbia avuto una notorietà e, diciamo, inferiore alla sua storia, alla grandezza della sua storia. Questa è la prima cosa che ho avvertito conoscendolo, sentendo la sua storia e anche, come dire, valutandola con dei criteri, diciamo così, giornalistici, cioè di notiziabilità, diciamo così. E certo, poi ha avuto dei riconoscimenti molto importanti, però ho sempre pensato che se Vittore fosse stato un esponente di qualche parte della memoria della resistenza e dell'antifascismo, probabilmente la sua memoria sarebbe stata ben più salvaguardata, cioè umana e politica sarebbe stata molto più conosciuta. E credo che Vittore appartenga a quel mondo molto ampio, in realtà, di figure dell'antifascismo che, finita la guerra e cominciata immediatamente la guerra fredda e il risvolto italiano della guerra fredda, cioè la contrapposizione tra il blocco comunista e il blocco cattolico, si sono trovati sostanzialmente in mezzo a queste due enormi forze e hanno anche patito il punto di compromesso che si è trovato tra questi due blocchi in relazione alla memoria, e cioè sostanzialmente non fare i conti con quella memoria, lasciare all'uno e all'altro la possibilità di produrre una propria memoria e individuare il punto della memoria comune in una serie di rituali istituzionali che hanno svolto la funzione, utilizzo una definizione di Valentina Pisanti, che hanno esercitato la funzione di sacralizzare e nello stesso tempo di banalizzare la memoria. Questo problema, una piccolissima nota personale per spiegare un percorso. Il problema della memoria io l'ho incontrato a un certo punto della mia professione, quando ho cominciato ad occuparmi di immigrazione, e ho scoperto via via che una serie di valori fondamentali che facevano parte integrante delle celebrazioni rituali della resistenza e dell'antifascismo vengono sostanzialmente nei fatti negati dalle pratiche politiche. Mi riferisco alla strage che si è compiuta negli ultimi decenni nel Mediterraneo, con oltre 40, forse 50.000 morti, non ci sono le statistiche ufficiali su questa strage, e che è una immane tragedia con la quale noi sostanzialmente conviviamo con una relativa tranquillità, e nello stesso tempo, mentre conviviamo con questa tragedia con relativa tranquillità, celebriamo la memoria della Shoah, la memoria delle vittime del fascismo e del nazismo, affermando solennemente che determinate vicende non devono più ripetersi, e anche indignandoci per quelli che, mentre le vicende erano in atto, erano addirittura accanto ai luoghi dove veniva compiuto lo sterminio e giravano la testa dall'altra parte. Diciamo, questo per me è stato il punto di partenza, è stata anche questa la prospettiva con cui ho conosciuto Vittore, e visto che è passato quasi un anno dalla sua morte, vorrei fare un'altra considerazione, cioè che la perdita di un uomo, di un testimone come Vittore, tra l'altro ormai uno degli ultimi, sono sempre meno naturalmente, ci fa perdere
una cosa, delle cose, dei pezzi di memoria che non sono in alcun modo riproducibili, ripetibili attraverso qualunque forma di comunicazione. Cioè credo che ci sia un pezzo della memoria che si trasmette col respiro di chi ha vissuto i fatti. Quindi aver conosciuto Vittore, per me e penso per tutti quelli che l'hanno conosciuto, è stato acquisire una ricchezza che si perde e si perde per sempre. La memoria, dicevo, la memoria di Vittore ha risentito di questo. La memoria che Vittore ha trasmesso è la memoria, io la chiamerei, ecco, la chiamo memoria operante, cioè a differenza della memoria sacralizzata, la memoria operante è una memoria che tiene dentro di sé non soltanto gli esiti, non soltanto le sintesi, non soltanto la bella copia di quello che è avvenuto, ma tiene dentro di sé tutto quello che è avvenuto e soprattutto le dinamiche che l'hanno determinato. Poteva sorprendere, ma allo stesso tempo, se lo si vede da questo punto di vista, invece no, non deve sorprendere, perché è scontato, è esattamente quel tipo di memoria. Il fatto che Vittore, quando ormai aveva un po' meno di 100 anni e un po' più di 100 anni, negli interventi che pubblicava, che scriveva per il Risveglio della Sardegna, continuamente facesse dei riferimenti all'attualità, ma non quei riferimenti di stile che vien bene fare. Lui aveva lo sguardo sul presente con integra la memoria delle dinamiche che avevano potuto determinare certi processi e certe tragedie. Nella retoricizzazione della memoria viene spesso utilizzata e anche banalizzata una celebre frase di Primo Levi che suona più o meno così: ogni epoca ha il suo fascismo. Perché dico che poi alla fine questo banalizza? Perché questa può essere una considerazione quasi rassegnata, come se fosse ineluttabile che questo accada e che quindi appartiene alla categoria dei fenomeni davanti ai quali sì, certo, bisogna reagire, ma che a un certo punto inevitabilmente arrivano. Il tipo di memoria che operante, quella che trasmetteva Vittore, cioè quello che era arrivato a un approccio, a un antifascismo, non attraverso un percorso politico o ideologico, che poi questo naturalmente arriva e si arriva attraverso il fatto di non poter sopportare dal punto di vista quasi estetico la retorica fascista, la violenza fascista. Lui poi lo racconterà, credo, Betto, il suo incontro col il momento in cui diventa un oppositore politico e perché si ribella a uno dei rituali che venivano imposti alla cittadinanza dal breviario di Starace, sostanzialmente, che era nella tragedia sopportabile e di cattivo gusto. È un antifascismo sostanzialmente dell'intelligenza, e l'intelligenza non la si può mai fermare, la si può certo mettere in una scatola, si può trasformare quella memoria non in qualcosa che si muove, come una scena teatrale dove esiste soltanto la quinta e gli attori non ci sono, sono tutti quanti morti. Ecco, la memoria di Vittore animava la scena teatrale e mostrava delle persone, lui stesso, gli altri a quell'epoca, davanti alle loro paure, alle bezze e anche al loro desiderio di vivere, e ti trasferiva il fatto che quella roba là c'è sempre. Quindi non è che ogni epoca, certo, ogni epoca ha il suo fascismo, ma nella memoria operante questo è un dato di fatto e si traduce nella responsabilità di ogni individuo in ogni momento il fascismo o quello che gli somiglia. Non sono stato molto chiaro, ma ho riflessioni che sono ancora in corso
stimoli che devo al Vittore, e ho cercato semplicemente, in modo meglio che ho potuto, diciamo così, di trasferirli come omaggio e come ricordo di questo ordine. Se mi avete sentito, fine. Grazie, signor Rapello. Sì, ha toccato in realtà dei temi che sicuramente sono più connessi con la questione della giornata della memoria, cioè quella del passaggio dei testimoni, la ricchezza e il ruolo che hanno avuto i protagonisti, e anche la difficoltà e la scelta di parlare. Penso qui a un'altra persona che con il Sasco abbiamo avuto l'onore di ascoltare, di accompagnare in un pezzo del suo percorso per raccontare la sua esperienza, che è il Nogaro. E poi, quando queste persone vengono a mancare, c'è veramente la grande questione del come continuare, chiaramente con strumenti, con un portato emotivo differente, come continuare il lavoro che questi personaggi e queste persone hanno iniziato. E qui veramente lascio la parola a Alberto Bocchetta, che sta facendo questo. Alberto Bocchetta già un ricercatore di farmacologia, così mi ha iscritto, all'Università di Cagliari, è un ricercatore di farmacologia, sta proseguendo il lavoro fatto ricercatore di farmacologia, adesso è ricercatore di storia, perché è lui che prima ha accompagnato Vittore, quindi la nell'opera di ricerca e di divulgazione dell'esperienza della deportazione, dell'esperienza dell'antifascismo, e adesso sta portando invece avanti la ricerca che è il cuore dell'incontro di oggi. Quindi la ricerca è l'emersione, è il racconto delle storie dei sardi che si sono trovati nella nostra parte. La camera è qui. Abbiamo un tempo limitato per poter parlare di tutto quello che hanno detto, che avrei detto, ci vorrebbe forse un anno, direi che ci limitiamo ad alcune cose. Come è nata l'idea di ricordare i sardi del trasporto 81? Gio Maria Bello ha detto proprio degli articoli che ultimamente scrivevamo a sei mani con Vittore, io facevo il supporto informatico, Gio Maria rendeva fruibili dal punto di vista giornalistico le cose che ci scriveva e ci diceva Vittore. Per esempio, per due anni fa, circa, aveva scritto in particolare la descrizione del trasporto 81, la partenza dal campo di Bolzano e l'arrivo a Flossenburg e poi anche naturalmente le destinazioni successive, che per lui è il campo, il sottocampo terribile, angelato di. In realtà,
il ricordo di ricostruire le vicende dei sardi nasce anche prima e dipende dal lavoro di in particolare di Carla Giacomozzi, che sentiremo poi da Bolzano, che nel settembre del 98, quindi Vito era già ottantenne, l'ha quasi obbligato a rivisitare i luoghi del, come dicevo, dell'antica pena. Vito non aveva nessuna intenzione di rimettere piede in Germania, era reduce da varie vicende, da 40 anni tra Sud America e Nord America. Fatto sta che Carla Giacomozzi ha detto: no, devi per forza andare a ritornare a Flossenburg. Alla fine l'ha convinto, perché Carla ha dimostrato che soltanto attraverso un lavoro costante si riusciva a ricostruire delle vicende e delle memorie completamente nascoste. Sul campo di Bolzano praticamente non si era mai sentito nulla, è soltanto a metà degli anni 90 che grazie al loro lavoro poi magari ci dirà qualcosa. E infatti questa è la prima rivisitazione del 98, questa è il comando dell'SS fuori dal campo di Flossenburg. Oggi parleremo soltanto della parte finale, diciamo, da Bolzano a Flossenburg e con qualche calcolo con i successivi trasferimenti. In quell'occasione gli fu consegnato dal responsabile del sito memoriale di Flossenburg un elenco, delle fotocopie abbastanza sbiadite che avevano recuperato gli americani, erano riusciti a salvare queste elenchi dei militari italiani che a rischio della loro stessa vita erano riusciti a conservare, a nascondere questi elenchi. Nel 98 gli elenchi erano riservati, preziosissimi, adesso sono disponibili online perché c'è stata un'evoluzione, c'è un archivio in Germania aperto online, quindi è facile, è più facile riuscire a trovare questi documenti. Allora era una cosa riservatissima e Vittore me l'ha mostrata e da lì siamo riusciti anche a ricostruire, perché insomma, qui non si vede bene, ma ci sono il luogo di nascita, la data di nascita ed anche il destino eventuale. Quelli croci sono quelli che risultavano negli elenchi dei morti di allora. Qui, siccome Carla Giacomozzi non mostrerà immagini, mi sono permesso di trovarmi io qualcuna. Questo è il campo di Bolzano, che era un vero e proprio lago. Bolzano era considerato il territorio del Reich, perché era considerato facente parte della Germania allora. E quindi era sia un campo di destino, ma anche e soprattutto un campo di transito. Era l'ultima tappa di molti dei trasporti dei 123 che sono andati verso i campi nazisti. Queste sono sempre immagini del campo di Bolzano. Alcuni di quelli considerati più pericolosi, in particolare esponenti dei comitati di liberazione o militari di alto grado, venivano recintati all'interno del campo. Oramai a Bolzano non c'è più nulla se non un muro, il muro di cinta. Oramai il luogo è diventato una zona di residenziale di case popolari. Questo era il punto da cui partivano i treni da Bolzano, a poche centinaia di metri dal campo, ma
deportandi marciavano e arrivavano a questo punto di partenza dove adesso c'è un minimo di memoria. Questo è uno dei treni. Ecco, nel racconto di Vittore ritorna sempre questa idea, uomini 40, cavalli 8. Era un termine che veniva usato già dal 1870, i francesi usavano questi convogli e potevano trasportare sia cavalli, ce ne stavano 8 in ogni vagone, oppure 40 uomini. Solo che in quei vagoni lì gli uomini erano probabilmente, adesso non so quanti fossero i vagoni, ma erano 432-33, che poi uno riesce a scappare, divisi, non so, in una decina di vagoni, quindi forse 150 in ogni vagone. E tutti ammassati, senza possibilità né di alimentarsi, di bere o di espletare le loro funzioni fisiologiche. Il viaggio è poi durato 2 giorni. E questi sono alcuni, giusto per fare l'elenco, bisognerebbe ricordarli tutti e 432, e noi ricorderemo poi tra un po' i 14-15 sardi. Qui è soltanto un esempio per capire da che cosa era composto. Lì in alto a sinistra è Teresio Ribelli, che è stato proclamato beato dalla Chiesa Cattolica nel 2018, che morì ad Innsbruck, praticamente immolandosi, nel senso che lui si era proposto per fare da capo. Vittor ha sempre ricordato che capo italiani non ce ne sono mai stati. Era contraria alla nostra cultura a diventare capo, mentre c'erano polacchi, c'erano ucraini, ma lui, siccome conosceva le lingue, in particolare anche il tedesco, si era prestato e aveva tentato in tutti i modi di addolcire quanto possibile le angherie da parte dell'SS e degli altri capo. E proprio per questo fu ucciso nel gennaio del 45, aveva 29 anni. Questo è un altro beato della Chiesa Cattolica, nonché un giusto tra le nazioni, perché aveva aiutato degli ebrei prima di essere portato di una sua volta, aveva cercato di nascondere gli ebrei in Emilia Romagna, si chiamava Odoardo Pochelini. Questo è un generale, generale Guglielmo Barbò, che era già un eroe della prima guerra mondiale, non aveva aderito all'esercito della Repubblica Sociale, aveva continuato ad organizzare la resistenza come militare, faceva parte particolare di un gruppo militare del partito liberale a Milano. Questo qui, poco conosciuto, si chiama Pertini, fratello di Sandro Pertini, Eugenio. Si sa pochissimo di lui. Lui fu preso a Genova e deportato e morì a Flossenburg durante la cosiddetta marcia della morte, quando hanno evacuato il campo, proprio nei giorni in cui il fratello era al comando dei liberatori del 25 aprile 45 a Milano. Questo era un frate del Duomo di Milano, aveva il vantaggio di conoscere le lingue perché era il confessore di stranieri ed è stato il primo a riportare le memorie quando è appena rientrato, è riuscito a salvarsi, perché i religiosi avevano avuto un accordo tra Vaticano e nazisti alla fine della guerra e molti riuscirono a rientrare. Questo è lo scrivano di cui abbiamo visto forse la grafia, la calligrafia negli elenchi. Questo era un agente
centro di custodia che riusciva in qualche modo a far uscire dei bigliettini, dei detenuti, o portava magari da parte dei familiari. Anche lui è un giusto delle nazioni. Giusti delle nazioni è un riconoscimento fatto dallo Stato di Israele per chi ha aiutato gli ebrei, pur non essendo ebrei. E questo è giusto per indicare, questo è il penultimo sopravvissuto, l'ultimo è Vittore, questo è il penultimo, era un giovane operaio che aveva partecipato agli scioperi del 1944 e naturalmente serviva a manodopera per le industrie belliche tedesche e avevano preso tutti gli scioperandi e se li erano portati a lavorare in Germania. C'erano naturalmente dei componenti politici dei comitati di liberazione provinciali, questo sulla destra è quello di Verona, che ha nominato lei, questo era il comitato di Pavia. Questa è la prima immagine che Vittore ricorda all'arrivo a Flossenburg, scesi dal treno, dal famigerato treno, e cominciano a vedere queste immagini di lavoratori forzati, perché vicino al campo di Flossenburg c'era una cava di granito e questa era la loro prima immagine era questa. Questo è il cancello, come in tanti altri campi Arbeitsmarktfrei, il lavoro per i liberi, e Vittore diceva la speranza appena arrivati, siamo venuti qui a lavorare. Questo non è proprio il loro, non è il trasporto Tantuno, ma è una foto probabilmente clandestina di un trasporto appena arrivato. Questa era la lavanderia, dove venivano al piano superiore c'era la lavanderia, al piano inferiore si accedeva attraverso questa scaletta. In un locale le docce le docce naturalmente non erano le famigerate docce che noi abbiamo poi letto che avevano lo Zyklon B, cioè il gas nervino con cui venivano uccisi ad Auschwitz, però in ogni caso era il benvenuto, era una doccia gelata o bollente alternata con poi ci leggerà qualche brano Alberto Rubinato dopo, quindi possiamo andare. Naturalmente all'arrivo ci sono i segni distintivi, Valeria ha già detto che quello del trasporto erano i triangoli rossi, cioè i triangoli dei politici, ma ad ognuno veniva affisso un colore diverso, il giallo era per gli ebrei, il verde era per i detenuti comuni tedeschi, che erano i peggiori perché magari si erano macchiati di omicidi, assassini, eccetera, e li mettevano come capo all'interno. Questa era la baracca della cosiddetta quarantena, cioè appena arrivati il 7 settembre del 1944, furono destinati in 400 in una baracca che forse non avrebbe potuto affrontare nel 100, quindi uno sull'altro. Inizia la fame, qualcuno ha calcolato che teoricamente le calorie al giorno erano 6.800, però alla fine ne arrivavano 180 forse, e in più dovevano anche lavorare. E sotto loro non lo sapevano ancora che si trattava del crematorio, ma hanno cominciato a sentire il fumo
e l'odore anche dell'operatore. Poi, dopo 3 settimane circa di quarantena in quella baracca, c'era la destinazione ad altri campi. O per esempio, in questo caso, il Flossenburg aveva un centinaio di sottocampi, è al confine tra la Germania e l'attuale Repubblica Ceca, metà strada tra Norimberga e Praga. E, per esempio, il campo di Elbo, che qui vicinissimo a Norimberga. Però alcuni venivano mandati in altri campi, per esempio, questo è il cancello di Dachau, che era un campo diverso da Flossenburg, che aveva altrettanti sottocampi. Alcuni si possono considerare, diciamo, meno sfortunati, perché quelli destinati al sottocampo di Dachau avevano avuto un trattamento meno duro, forse erano capitati in una fabbrica di armi dove i responsabili ci tenevano a tenerli un po' in condizioni un po' migliori perché producessero in questo caso erano degli aerei da guerra, e infatti anche i nostri 14, quelli che sono finiti al sottocampo di Dachau, in genere si sono salvati. Mentre questa è la caserma dell'SS di Ekru, dei 432, 170 furono destinati a Ekru, e lì la mortalità penso che fosse del 90%. E a Edward era collegata un tentativo di costruire una fabbrica sotterranea, siccome i bombardamenti avevano già distrutto molte fabbriche tedesche, e allora volevano fare delle fabbriche sotterranee proprio per evitare che fossero distrutte dagli alleati. E erano costretti a lavorare una specie di miniera in condizioni naturalmente pessime, denutriti, e qui appunto questa mortalità del 90% è dovuta a questo. Erano previste tutte queste gare, questo è il progetto. Non so quanti chilometri di gallerie sotterranee, che poi oramai eravamo già nel settembre-ottobre del 44, stavano perdendo la guerra, infatti poi non erano neanche finito, però ci hanno lasciato la vita, non so. Qualcuno è riuscito a salvarsi, questa è all'evacuazione, in particolare del Vittore, nella prima decade dell'aprile del 45, fa parte di una di queste cosiddette marce della morte, e riesce a scappare. E questa è un'opera, un monumento fatto da Vittore, che è stato inaugurato nel 2007, quindi dopo che lui è tornato lì nel 98, ha cominciato a fare dei viaggi, incontri con le scuole anche in Germania, finché la città di Innsbruck gli ha commissionato, lui dice che non l'hanno pagato, gli ha commissionato questo monumento che si chiama Ohne Namen, che in tedesco vuol dire senza nomi, che vuole rappresentare con questa immagine stilizzata quelli che avevano perso la vita. Ecco qui, mentre questa è la energia che comincia a lavorarci. Ed è un sito, probabilmente in questo momento, ad Elbruck c'è una manifestazione antiaccolata, questa di qualche anno fa, dice Vittore, che mi ha detto, mi hanno fatto rifare la massa della morte, nel senso che ogni 27 gennaio, quindi in questo momento, c'è una celebrazione ecumenica
poi con una fiaccolata che si conclude al monumento. Come vedete, i vandali ci sono, i neonazisti ci sono anche in Germania, quindi questa nel 2010 i cittadini di Elburg, che avevano oramai adottato Vittore, erano mortificati. Guarda cosa è successo, cioè, nella notte per il corrispondivo del loro 25 aprile, insomma l'8 di maggio del 2010, c'è stato questo atto vandale, ma l'avevo ripulito subito, non preoccupato. Ho detto, no, non avresti dovuto lasciare, perché è un simbolo, è il sangue che continua. Questa era una delle modalità ironiche di questa non so se riuscite a leggere, se vai a leggere. All'inizio è stata, dopo insistenze di Vittore, hanno messo finalmente questa targa, in quattro lingue, credo. Nei pressi di questo luogo, chiuso da filo spinato, c'era una volta una palude fangosa dove la morte, solo la morte, poteva placare il male di vivere. Ora, qui intorno, appare del tutto normale l'esistenza quotidiana dell'uomo civile, ma qui fu per l'altra una vergognosa sciagura. Non si nasconda mai la sua memoria. Questa immagine di bronzo vuole chiamare all'appello le migliaia dei numeri di coloro che avevano perduto il nome e la vita. Questo duro granito sia molto pesante a chi aspira a guidare la gente. Tocchi agli uomini giusti dare giudizio e pronunciare sentenze. Tu, passeggero che guardi questa figura pietosa, fermati e pensa. Pensa al male che può venire su te e su coloro che ami. Qui adesso una parte che è dedicata ai 14/15 stati. Ho cercato di utilizzare queste schede che sono tuttora disponibili centro di memoria di Bad Arolsen in Germania, ed anche perché sono l'ultima identità prima della che tutti diventassero di numeri. È la firma di una scheda dove praticamente il deportato firmava di aver ricevuto gli indumenti, una giacca, una propria striscia. Questo sarebbe il 15°, che ha dichiarato di essere nato a Cagliari, anche se in realtà era nato in Sicilia, però è vissuto come a Cagliari fino alla morte che era venuta qualche anno fa. Cagliaritano, cioè nato a Cagliari, il cognome non è sardo perché il padre era un friulano che aveva messo su un negozio sartoria in via Mario qui a Cagliari, si chiamava Ugo Miorin, era il più anziano dei 14 sardi. Lui è riuscito a salvarsi perché è capitato insieme con questo Antonio Pilo di Sassari, rappresentante di commercio, era tra quelli che si sono salvati perché erano stati destinati in quella fabbrica meno tragica. Questo era, anche questo era nel 1896, nato ad Escavaplano. Si era trasferito per lavoro in Liguria, dove lui era militare, era stato richiamato nella contraerea nel 1940, però poi si unisce alla resistenza, e infatti questa è una scheda del partigiano. Poi tornare indietro più attenzione. E morì ad Elbruck nel dicembre del 44.
Questi sono i due magistrati stati, quindi c'erano intellettuali, operai, militari. Questo è Cosimo Rubi, scusate. Oggi gli è stata dedicata una pietra di un ciampo, qui era nativo di San Veromilis, e proprio stamattina l'hanno messo di fronte a casa sua, la pietra di un ciampo. Non so se sapete cosa sono le pietre di un ciampo. Questo è un altro magistrato di Sassari, di Cosimo II, addirittura la famiglia non è ancora al corrente del destino, sono entrambi morti in seguito ad un incidente ferroviario mentre venivano trasferiti ad un altro sottocampo. C'è stato uno scontro frontale con un treno merci, però siccome molti sono morti probabilmente carbonizzati, alcuni non li hanno potuti riconoscere, quindi i familiari di Cosimo Rubi non sanno che invece probabilmente è la morte in questo scontro ferroviario. Mentre l'altro, Dino Gol, l'altro magistrato di Sassari, era anche lui nello stesso convoglio, rimasto ferito, è stato riportato indietro al campo di Prossimo ed è morto il mese successivo. E questo si è scoperto come? Perché qualche anno fa dei anonimi hanno messo vicino al luogo dell'incidente ferroviario, hanno messo credo un'ottantina di croci a ricordo di cui dei deportati che erano morti nell'incidente ferroviario. E adesso nel sito che vi ho detto di Bad Arolsen abbiamo ritrovato invece l'elenco dove questi sono segnati come deceduti, gli altri come feriti, e Cosimo Rubi non c'è scritto niente, perché nessuno ne sa nulla. Gli stessi familiari tuttora sono all'oscuro di questa vicenda, però questo documento è di qualche anno fa, è del pubblico. Ecco, questa è una immagine di stamattina che mi ha mandato la nipote di Cosimo Rubi, e la pietra di un ciampo messa stamattina di fronte alla casa a San Veronese. Questo è Vittore, di cui non vi dirò nient'altro, che ci ha già pensato Gio Maria. Qui è Mendera, militare nel luglio del 43. E questo è Mario Arbu, maresciallo di artiglieria, che in quanto era consegnatario di un deposito di munizioni, quando si è schierato con la resistenza, era una persona molto ambita, perché aveva armi, munizioni, sapeva dove erano nascoste, e quindi fu cooptato dal Comitato di Liberazione di Verona, insieme a Vittore. Vittore l'ha visto morire e sentirete tra un po' da Alberto Rubinato come. Questi sono i tre ozieresi che hanno avuto l'avventura di salvarsi tutte e tre. Un Salvatore Becciu, scusate. Salvatore Becciu, un maresciallo dei Carabinieri, che era attivo alla stazione dei Carabinieri in Liguria. Tutti e tre in Liguria sono stati presi. Michele Carracca, che era agente di pubblica sicurezza, sempre in Liguria, e Giuseppe Massa, che tra l'altro è l'unico che è riuscito a sopravvivere al trasferimento. Ad Esbro c'è stata nel novembre-dicembre del 1944 un'epidemia di tipo petecchiale, e morivano uno dietro l'altro, e le hanno rispediti al campo principale di Flossenburg. E l'unico che si è salvato da questo trasporto è Giuseppe
Oggi sarebbe dovuto venire qui uno dei nipoti, però è bloccato con una sindrome per influenzale. Questo è il vice brigadiere dei Carabinieri, Marco Sassari, Pietro Meloni, anche lui ha ricevuto, è morto a Flossio, ha ricevuto anche lui stamattina la posizione della pietra di ciampo nel comune di Rock, dove era stato arrestato. Qui non si vede granché, ma l'ho messo solo per dirvi di quanto sia difficile qualche volta trovare i documenti. Qui abbiamo un giovane, era nel 22, nativo di Iglesias, che in quanto studente era stato ammesso al corso allievi ufficiali di complemento del genio, destinato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Ha fatto a tempo ad avere un primo avanzamento di grado, infatti come sergente è stato arrivato dall'armistizio dell'8 settembre del 43, la sua caserma, il 9 settembre la caserma viene abbandonata dagli ufficiali, da tutti, lui è sbandato, poi viene preso successivamente a Milano, detenuto a San Vittore, di lui si sapeva pochissimo, però siamo riusciti a trovare, scusate ancora, siamo riusciti a trovare un microfilm, non riuscivamo neanche a leggere il microfilm. Qui c'è una esponente, adesso in pensione, dell'archivio di Stato, che ci ha aiutato e ci ha detto: guardate che forse i microfilm non sono più leggibili adesso, perché purtroppo è uno strumento che è caduto in disuso, però siamo riusciti attraverso il comando militare Calamosca a farcelo decifrare. Quindi siamo risaliti un po' a un minimo di vicenda biografica di Franco Cristiano. E qui invece abbiamo presente Ilena, nipote di Pietro Sudas, lui per fortuna si è salvato, è davvero uno dei pochi che poi è rientrato e ha avuto anche una famiglia numerosissima, c'è cioè anche la nipote che della forza. Okay. E adesso passerà la parola Valeria alla nipote di un ultimo che era praticamente ha avuto le vicende con Pietro Zudda, hanno stretto amicizia, erano entrambi militari nella Marina, anche loro sono stati sbandati con l'8 settembre del 43, poi sono stati presi insieme in Liguria, probabilmente sono transitati anche là a San Vittorio, anche se non c'è i documenti, sono finiti a Bolzano nel campo di transito, poi a Innsbruck entrambi, a lavorare in quelle gallerie che abbiamo visto, si sono ammalati tutti e due. Però mentre Pietro Zudda è stato rimandato a Dachau con un convoglio di ammalati, è sopravvissuto anche se con conseguenze, invece Giovanni Pani, di cui ci parlerà la nipote tra un po', non ce l'ha fatta perché è stato mandato in un altro campo, campo di Bergen-Belsen, quello dove è morta Anna Frank, tra l'altro. A Bergen-Belsen non ci sono più documenti, erano stati distrutti, bruciati dai nazisti, quindi non si sa il destino, si sa solo che chi veniva malato a Bergen-Belsen da malato sopravviveva un giorno o due, non di più. Spero che sia l'ultima. Grazie. Grazie per
anche le immagini che ti portano nei posti. Poi io volevo dire, visto che ci sono molte studentesse e studenti, è stato anche un bel modo per spiegare che la storia, che tu spesso leggete in libri, che già la raccontano, già la narrazione, e forse dà l'impressione che certe cose sia facile saperle. Invece il percorso, diciamo, sempre detto, è un percorso, prima di tutto un percorso di una ricerca in contesto, e quindi che ci dice che eventi successi 80 anni fa, più o meno, non sono ancora scritti, hanno bisogno di ricerche, quindi bisogna andare a ricostruirle con un lavoro che è molto simile a un lavoro di investigazione, quindi trovare i documenti, capire come leggerli, come la questione del microfilm, capire dove cercare il pezzo che manca, fare i conti con le vicende che attraversano la vita di tutti, quindi anche dei deportati, come un incidente di cui un incidente ferroviario in cui non si possono riconoscere le vittime, quindi quell'incertezza che accompagna queste storie. Questa è l'essenza della ricerca storica, ma anche l'importanza, perché la comunità genere appunto restituiscono prima di tutto le persone ai protagonisti di questa storia, e poi ai familiari le storie dei propri cari. Sono cose molto, molto importanti per capire la storia, ma anche insomma, per elaborare un rapporto con cose che sembrano molto lontane da me, invece sono vicinissime. In realtà questa è un po' la falsariga anche credo degli altri prossimi due interventi, che non so nell'ordine se prima parla Giacomuzzi, che è stata citata già da Alberto, che è direttrice dell'Archivio Storico di Bolzano e che ha grazie a lei che sappiamo dell'hacker di Bolzano, si è impegnata in molte ricerche per ricostruire la storia della struttura, perché non è più al momento ciò che era stato nel scollegato. Ok. Ha fatto anche delle ricerche di ha dato. Si è impegnata molto anche nel restituire le voci dei sopravvissuti, quindi cercare di costruire la storia attraverso le loro voci. Per un altro problema tecnico, però lo sentiamo tra un attimo, e invece passiamo la parola a Daniela Pani, che è la nipote di Giovanni Pani, di cui abbiamo appena sentito la storia, era suo zio. Daniela Pani è nata a Cagliari, vive nel Lazio, lavora alla biblioteca di Anguilla Sabazia, ha iniziato nel 2018, ci diceva, la ricerca su zio. Quindi le chiediamo di intervenire, la vediamo, speriamo di sentirla anche. Un saluto caro a tutti, soprattutto ai ragazzi presenti. La mia ricerca, come dicevi, è iniziata nel 2018, prende il via dal desiderio di mio padre. Mi sentite? Sì, sì, bene. Mi sentite? Sì. Dicevo, prende il via dal desiderio di mio padre di conoscere la sorte di suo fratello maggiore. Partito in guerra il 10 marzo del 1943, quando mio padre aveva 10 anni e mio zio aveva appena compiuto 20 anni. Mio padre, con l'avanzare dell'età, ha mantenuto sempre, anzi diciamo che si è ravvivato un ricordo che è diventato poi un rimorso, quello di non aver salutato il fratello, perché mio zio aveva promesso a mio padre di andare a pescare, e invece non mantenne questo impegno, partì senza mantenere insomma questo impegno, e mio padre, offeso, non lo salutò. E forse anche questo mancato saluto questo rammarico in mio padre. E adesso che ha la soglia dei 90 anni vuol sapere insomma la sorte di zio, perché zio non è rientrato a casa.
risultato disperso. E poi nel 1978 c'è stato il riconoscimento di morte presunta, con una data fittizia che è quella del 31 dicembre del 1944. Di mio zio non è rimasto niente perché non è presente una foto, non sono riuscita a rintracciare nemmeno dei racconti, dei ricordi. Mio padre ricorda che era commesso in una latteria e portava il latte a domicilio. Non è rimasto niente per quanto riguarda la sua vita, la sua giovane vita, però visto che risultava per la famiglia disperso in guerra, i miei zii hanno dato una versione abbastanza fantasiosa della sua morte ai loro figli. Una mia zia, per esempio, diceva che era morto in un sommergibile che era stato stipulato dagli alleati, invece mio zio diceva invece che era morto nella campagna di Russia, ferito a morte dall'armata sovietica. Mio padre, io lo sentivo da bambina, che diceva chissà che fine ha fatto zio Mario, chissà che fine ha fatto mio fratello maggiore. Io da bambina nella mia immaginazione pensavo che zio fosse perso la memoria, quindi non ricordava la sua famiglia di origine, stava all'estero. Aveva moglie e figli, questo era nel mio immaginario. Mio padre, come dicevo nel 2018, mi diceva: ma non è che su internet si può fare una ricerca, si può arrivare a qualche informazione in più? Però io sinceramente non pensavo che si potessero condurre delle ricerche di questo tipo con internet. Pensavo che questo tipo di ricerca si potesse fare soltanto andando negli archivi. E non pensavo, insomma, né di essere in grado di procedere con questa ricerca e non avevo nemmeno il tempo di farla. Però casualmente una notte mi ritrovo in un sito che è l'albo degli internati militari italiani deceduti, gli IMI, insomma. E qui si può fare una ricerca online, girando nei campi. Avevo digitato il nome di zio, quello che io conoscevo, Mario Pani, Cagliari, come nel campo del luogo di nascita. Non uscì niente, però poi mettendo soltanto Pani uscì un Giovanni Pani, nato il 9 marzo del 1923 a Cagliari, cannoniere quindi della Marina Militare del reparto La Spezia, morto il 31-12 del 1944 in Germania. Il giorno dopo telefonai a mio padre e dissi: guarda, che di zio Mario non c'è niente, ho guardato questo sito come IMI, insomma non era un IMI. Però c'è questo Giovanni Pani nato a Cagliari e lui mi disse: no, guarda che zio Mario all'anagrafe è Giovanni. E quindi mi sembrava, insomma, di aver fatto una grande scoperta così con poco, con molto poco. Questo, allora, mio padre proviene da una famiglia numerosa. Il primo genito, i miei nonni lo chiamarono Giovanni, ma la seconda genita la chiamarono Giovanna e quindi per questo Giovanni divenne Mario. Quindi, fin da bambino, mio zio era conosciuto come Mario da tutti e chiamato Mario anche in famiglia. E dico questo perché poi ha un ruolo nella ricerca. Sapendo quindi che mio zio era presente nella banca dati degli IMI, io mi informo, studio sugli IMI, frequento le pagine Facebook sugli IMI e mi rendo conto anche di come si deve procedere per avere magari dei documenti per approfondire, insomma, questa ricerca. E quindi invio una serie di richieste, di mail a diversi archivi, tra cui, facendolo in breve, anche all'archivio, alla Rolsen.
che poi mi risponderanno dopo un anno che io continuo però a fare ricerche sui diversi Giovanni Pani che ci sono, che internati militari italiani, e quindi percorrendo delle piste false. Nel settembre del 2019 mi arriva la risposta dell'archivio Rolsen e mi invia delle liste del trasporto, quel cosiddetto trasporto 81, quindi delle liste da Bolzano al campo di concentramento di Flossenbürg del 7 settembre del 1944. E poi una lista del trasporto verso Bergen-Belsen di malati, partita l'8 marzo del 1945. E da qui mi rendo conto, da questi documenti, che mio zio non era un IMI, ma era un deportato politico, e che quindi era finito nei campi di concentramento. E quindi sposto appunto il mio interesse, il mio studio verso Flossenbürg, verso Innsbruck, verso Bergen-Belsen. Quindi Mario, da internato, diviene appunto deportato. E questo, devo dire, ha avuto un forte impatto emotivo su di me, anche perché poi dovevo anche raccontare a mio padre questo, quindi non è stato facile. Però in queste liste inviatemi dagli archivisti tedeschi, tra l'altro anche con una nota, vi è un'incongruenza, perché zio è stato registrato a Flossenbürg una data di nascita diversa. Lui, come ho detto, è nato il 9 marzo del 1923, e lì invece nelle liste troviamo come data il 9 febbraio del 1921. Quindi diciamo che questa discrepanza, questa incongruenza mi ha posto diversi dubbi, un po' diciamo che volevo sperare che non fosse lui. E quindi avevo bisogno, insomma, di avere un'attestazione più chiara, altri documenti. Navigando sempre da casa su internet, adoperando internet, nell'archivio a Rolsen si possono fare anche delle ricerche online. Procedo cercando io una nuova documentazione. Devo dire che, come ho accennato precedentemente, gli archivisti avevano già rimarcato questa incongruenza nella data, e mi avevano nella mail scritto che era abbastanza comune che ci fossero degli errori di trascrizione, sia nelle date che anche nei nomi, nella trascrizione dei nomi. E un po' seguendo anche questo suggerimento, procedo nella ricerca dell'archivio Olsen, dove si può fare varianti del nome e cognome, fino a che trovo quelle schede che abbiamo visto prima degli effetti personali, con scritto Pane Giovanni. Quindi c'era l'errore da Pani a Pane. E vedo la firma di mio zio, che è stata veramente un'emozione molto grande, perché è l'unica cosa che è l'unico segno suo che è rimasto. Come ho già detto, non c'è altro. E poi vedere anche quello che ha lasciato, perché in quell'occasione venivano spogliati di tutto quello che avevano per essere avviati poi alla doccia, e lui ha lasciato le scarpe, i pantaloni, una camicia e le mutande, insomma, quindi non aveva niente con sé.
anche perché proveniva appunto dal carcere, non aveva niente. Altri invece magari avevano anche degli effetti personali, come orologi, che poi sono stati riconsegnati ai parenti. Nel mentre avevo anche inviato la richiesta a Bergen-Belsen, all'archivio, per sapere se c'era qualcosa riguardante che attestava la presenza di mio zio lì, per sapere la data di morte, dove è stato seppellito. Però devo dire che le risposte non sono giustamente immediate, che hanno anche un carico di lavoro elevato. Comunque, dopo mesi arriva la risposta che zio è presente come Giovanni Pani nel libro della memoria, però non si sa la data di morte. Però sicuramente mi hanno detto non è tra i sopravvissuti e poi morti dopo la liberazione del campo, perché molti sono morti dopo la liberazione che è avvenuta il 15 aprile del 1945 per le loro gravi condizioni fisiche e per un'alimentazione anche sbagliata, visto che molti, insomma, hanno sofferto, diciamo che tutti erano denutriti. Come dicevo, questo dubbio comunque della data di nascita diversa dopo un lungo periodo di stallo, io tentavo sempre le ricerche, soprattutto la notte, prima di andare a letto nei vari motori di ricerca per riuscire un po' a smuovere le acque, e una notte digito Mario Pani deportato. Io avevo cercato ormai sempre Giovanni Pani, perché nei documenti risultava come Giovanni, e invece quella notte mi compare un sito che è quello dei lager e deportazioni, e mi compare la testimonianza di Italo Geloni, che è uno del trasporto, è uno dei deportati del trasporto 81. E in questa testimonianza il signor Italo Geloni, che è sopravvissuto naturalmente ad Innsbruck, parla di mio zio. E parla di Mario Pani. Quindi nelle fonti ufficiali trovo Giovanni Pani e invece nella testimonianza di un suo compagno trovo Mario Pani. Per me questa è stata la prova che quel Giovanni era zio Mario, perché lui sicuramente si sarà presentato ai suoi compagni come Mario. E in più racconta un aneddoto per lui molto importante, perché poi quando entrerò successivamente in contatto con la figlia mi ha detto che in ogni sua testimonianza nelle scuole ha sempre raccontato questo. Cioè che a mio zio era stato ad Innsbruck, appena arrivati ad Innsbruck, era stato affidato il compito di recarsi nel campo delle patate insieme ad altri. E invece mio zio non vuole andare, non era una chiamata nominale naturalmente. Mio zio si rifiuta di andare perché vuole stare con un suo amico e prende il suo posto lo prende proprio il signore Italo Geloni, che dice che quindi fino a novembre ha potuto lavorare in condizioni migliori rispetto a chi invece lavorava nelle gallerie. E questo, diciamo, questo racconto fa anche un po' capire il carattere che poteva avere mio zio, quello insomma che non mi hanno saputo descrivere i fratelli, anche perché erano piccoli, erano bambini, quindi non tutti l'hanno potuto, non tutti possono mantenerne il ricordo.
Comunque, da questo racconto, da questa testimonianza di Italo Geloni, mi rendo conto che quindi, oltre che studiare nei libri di storia, studiare anche i libri dei sopravvissuti per sapere come indirettamente quello che mio zio aveva vissuto nei campi, potevo anche cercare mio zio proprio in queste testimonianze. E quindi mi butto proprio alla ricerca delle testimonianze dei sopravvissuti e cerco di entrare in contatto con i parenti perché mi sono detta magari quello che hanno scritto e pubblicato nei libri non è magari non c'è tutto. Avranno riferito in famiglia qualcosa che poteva anche riguardare mio zio. Insomma, trovare quel Mario a testimonianza di Italo Geloni mi aveva dato questa speranza di poterne sapere di più. E per questo cercai di contattare i parenti, che non è facile, insomma, rintracciarli. È un po' come mettere un messaggio in una bottiglia e buttarla in mare. Però ci riuscì con la nipote di Pietro Zutas, che mi rispose, sentì per telefono, fu una grande emozione, perché anche Pietro Zutas, che è stato anche lui deportato a Flossenbürg, ad Innsbruck, come ha detto prima Alberto, strinsero probabilmente un rapporto di amicizia con mio zio e anche il signor Pietro, nel suo memoriale, parla di Mario, di Mario Pani. Ne parla anche in diverse occasioni. Dice che è morto ad Innsbruck, evidentemente mio zio stava talmente male che lui ha pensato che fosse deceduto lì. Inoltre poi ho letto altre precisazioni, testimonianze di Pietro Zutas, dove dice che mio zio è stato, cioè dove dice che lui è stato arrestato con mio zio a Genova, che sono state nel carcere di Marassi, riparla di zio quando c'è stato il trasferimento dal carcere di Genova al carcere di Marassi, al carcere di Milano, al carcere di San Vittore, e sia Italo Geloni che Pietro Zuda parlano di nuovo di mio zio nel momento del trasferimento dal carcere di San Vittore a Larghe di Bolzano. Per me tutte queste cose sono molto importanti perché un po' mi permettono anche di ricostruire o avere dei punti per poter ricostruire anche la storia di mio zio prima della deportazione. Certo, due testimoni che attestano la presenza di zio Mario a Flossenbürg e ad Innsbruck, insomma, all'inizio non pensavo che ci potessero essere, un po' c'ero arrivata facendo dei rapporti, però lì era una testimonianza importante. Inoltre, della presenza ad Innsbruck di mio zio sono riuscita a avere documentazione grazie all'interessamento del figlio di Venanzio Bellini, che anche lui mi ha aiutato nella ricerca e sono riuscita ad avere appunto la documentazione che mio zio è stato ad Innsbruck, quindi la prova provante, e mio zio lì dichiara di essere panettiere. Sperava, insomma, forse di essere preso in considerazione per questo tipo di lavoro, magari nelle cucine. Un'altra cosa importante, queste due testimonianze di Pietro Zudas e Italo Geloni sciolgono il dilemma della data di nascita, perché
Italo Geroni nel suo diario scrive che aveva dichiarato data di nascita differente. E anche Pietro Zudas dice che al momento dell'arresto, quindi quando insieme a mio zio, aveva un documento d'identità con una data differente, perché invece del 1923, 1919, perché era una data che non rientrava nelle classi dei ragazzi, di coloro che erano stati richiamati dal bando Graziani per far parte dell'esercito di Salò. E quindi per me, diciamo, questo è stato un modo per chiarire il mio dubbio, perché molto probabilmente anche mio zio, quella differenza la data di nascita, può avere questa motivazione. Concludo dicendo che questa ricerca che ho fatto è partita solitaria. Però ben presto, per poter andare avanti, mi sono ritrovata in una rete di persone che mi hanno aiutato, una rete che è costituita sia da ricercatori, da storici che mi hanno dato tanti consigli, da archivisti, da impiegati che, soprattutto quelli che hanno preso a cuore la storia di mio zio, e poi naturalmente le testimonianze dei sopravvissuti sono importanti, mi hanno fatto proprio da guida. E poi è stato molto bello riuscire a parlare con i parenti dei deportati, quelli che non sono ritornati e quelli che invece sono sopravvissuti. E ho finito. Grazie. Grazie a Daniela Antoni che appunto ha seguito su quella linea di riflessione anche un po' di missione della ricerca storica, quindi qualcosa che serve a chi resta, che serve a vedere giustizia, a trasformare, a fare il percorso in un diverso. Alberto Boccaccio ha parlato del momento in cui i deportati smettono di essere persone e iniziano a essere numeri, e invece questi sono percorsi che ti portano a smettere di essere numeri e deportati e li ricostruiscono con le loro appunto vicende personali, i loro sentimenti, i loro atteggiamenti, dalla storia della scelta di non andare a lavorare nel campo di Navarra. La prima è stata un modo per capire qualcosa anche del carattere, dell'atteggiamento del zio Mario, Giuseppe, Giovanni. È tornata, è collegata con noi Carla Giacobozzi, che ho presentato prima, nell'archivio storico di Bolzano, colui che ha portato Vittorio Bocchetta a ripercorrere la sua vicenda e della sua vita. Abbiamo solo in audio. Sì, ce l'abbiamo solo in audio. Prova a richiamarla. Mi sento, dottoressa Giacomozzi. Prova. Non la sentiamo, proviamo La sentiamo? a Prova a richiamarla perché la sentiamo. Dottoressa Giacomozzi. Non ci sente, la parola va a lei. Mi sembra molto ovattato. Molto lontana dal microfono. Sì, un po' vicino al suo microfono, forse.
Forse non si sente. Riprova. Forse si sente? E Lima non parla. Mandi un messaggio che è con me. Non la vediamo? Non la vediamo più, ma l'importante è che la salutiamo. Certo, la vediamo. Vorrei chiamare per parlare. La mettiamo, la verifichiamo, giusto? No, no, mi può parlare da lì, la sentiamo. Perché noi l'audio si sente, quindi... Ok. Al microfono del dei computer, sì, sono battezzati, buonasera. Ah, ok. Adesso si è scollegata, perfetto, noi andiamo con il computer. No, non ci sente, lei aspetti un attimo, provo a aspetti. Vediamo. Aspetta. Sì? Adesso c'è. Sì, dille che ci sentiamo. Sì. Può parlare. Può parlare, sì, prego. Ok, buonasera a tutti. A tutti, a tutti. Mi sentite anche bene come sono? Sì. Grazie di aver invitato a questo convegno. Io purtroppo non sono in grande salute, per cui credo che se non mi sentite per qualche secondo, vuol dire che mi hanno fatto diretti, chiedo subito scusa. Mi fa molto piacere aver sentito adesso la testimonianza di una ricercatrice, di una storia familiare, non so perché sono altri collegati, come il padre di Monivello, e anche lo stesso operatore autista. Mi fa piacere che sia stato citato il sito di reportazione e l'intervista ai padri delle donne, perché questo fa parte del grande lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato alla metà degli anni 90. Devo dire che anche il comune di Nova Milanese, soprattutto quello che riguardava la parte delle video interviste, la realizzazione delle interviste, e anche la lista dei comuni. E poi mi fa anche piacere che questo tipo termine, non ho dubbi, però questo diciamo, mi aiuta a parlare dell'importanza non solo del ricercare le fonti storiche, ma anche del metterle a disposizione. E questo è un grande lavoro di ricerca che stiamo facendo ancora, proprio per, da una parte, trovare le fonti e dall'altra renderle pubbliche e comunicate. Il progetto di video interviste l'abbiamo iniziato subito dal 96 più o meno, e siamo andati avanti per una decina di anni, sempre con loro milanese. Poi devo dire che la gran parte dei contatti purtroppo in quel periodo è venuta a mancare, anche perché noi siamo riusciti a intervistare sostanzialmente i più giovani di loro, quelli che al momento della deportazione avevano 20 anni o meno. Vittorio Pochetta è un'eccezione,
ma tutti più o meno insomma, erano all'epoca delle contrazioni erano tra i 15 e i 20 anni. E donne e uomini, abbiamo girato mezza Italia per fare questo lavoro e ci siamo accorti che solo dalle testimonianze si ha lo spaccato della vita nei lager, perché se noi dovessimo parlare della storia, per esempio, del lager di Bolzano, partendo dalla documentazione che c'è, dovrei dire che non riusciremmo a scrivere neanche una mezza paginetta di questa storia, perché non c'è nulla. Io lavoro all'archivio storico della città di Bolzano, noi nel nostro archivio non abbiamo nulla, nulla di quello che diciamo, non mi sono trovata niente nell'archivio che riguarda nulla che riguarda la storia del lager. Anche una motivazione, cioè che l'area non dipendeva amministrativamente dalla salute, non certo c'è anche la motivazione, però questo per dirvi che il grande lavoro che è fatto e che serve è quello del contatto con i testimoni. Una delle pochissime cose che sono state anche di questo modello, perché purtroppo per problemi tecnici di relazione, ho visto e sentito che il 99% degli interventi, ho visto all'inizio quando Alberto ha fatto una presentazione a Rottenberg. Quella è un'altra forma di contatto, molto importante, quello che abbiamo fatto un paio di volte, devo dire, abbiamo portato Vittoria e Ernesto che era all'ospedale e poi abbiamo portato il sacerdote ad Ampa alla Valla, che doveva essere prima, uno il giorno prima ha avuto paura nel partito. E un'altra forma di contatto con i testimoni è quella appunto dell'intervista, che di solito rende possibile alla fine un'apertura ancora maggiore e una condivisione dei documenti che non tutti per carità, ma che qualcuno ha conservato della propria storia, più o meno fortunatamente. Un altro vantaggio, un'altra cosa meravigliosa di questo contatto umano con i contatti è il contatto con le famiglie, con i discendenti, con i ricercatori. Il caso della signora cerca nonno Mario, ci scrivono tipo una ventina di persone al mese scrivono per avere informazioni per quel poco che riusciamo a trovare, insomma, per cui mi è molto cara quella testimonianza. E da incontro con i deputati e con i familiari è nato per noi per noi e per tutti un fenomeno straordinario che è quello delle donazioni documentali. Dico veramente straordinario perché questi documenti sono documenti che appartengono alle famiglie, quindi sono documenti privati e hanno non solo un valore storico documentario, ma anche un valore penso affettivo molto potente, eppure molti hanno deciso di donare a noi, l'archivio storico della città, le testimonianze documentali del loro padre o madre o zio. E per esempio il caso di questo trasporto 81, ancora qui rimango sul tema delle donazioni, perché anni fa abbiamo ricevuto una donazione importantissima da una signora di Milano che si chiama Giovanna Pesapanne, che è figlia del maggiore Paolo Pesapanne, che ha fatto parte di questo trasporto 81, e che a Plottenberg partiva il Lager Schneider. La figlia conservato tutta la sua vita queste carte importanti del padre, e poi a un certo punto, quando ci siamo conosciuti, a dire la verità non ci eravamo neanche conosciuti direttamente, ma questo era avvenuto tramite il signore di Postoli, la Pesapanne ha telefonato e ha detto: ma voi siete un comune, siete un'istituzione che non chiude, siete un'istituzione che rimane, che mette a disposizione i materiali, io voglio donare a voi le cose di mio padre. E c'era un atto dei materiali stupendi. Io vi invito a guardare il nostro sito internet, adesso sono in grado di mandarvi un link, ma il sito istituzionale comune.bolzano.it, la voce al progetto Lager, Storia e Memoria del Lager di Bolzano, trovate una serie di documenti, tra cui anche un libro che ho fatto tanti anni fa, con i materiali appunto di Ubaldo Pesapanne. E tra le cose che la signora Pesapanne ci ha donato di Ubaldo c'è anche la fotocopia di un elenco dei morti italiani nel lago di Plottenberg e nei suoi campi dipendenti, elenco che il padre aveva redatto clandestinamente, quindi anche rischiando non poco il proprio libro, la sua propria vita, con l'idea precisa di portarlo in Italia. E questa cosa gli è riuscita, gli è riuscito di ritornare, gli è riuscito di riportare questo elenco in Italia, e la figlia ci ha donato una copia di questo elenco. L'originale l'ho ritornato al
parole sulle fonti, perché questa è un'antenna, come si fa la ricerca, come si tiene viva la memoria se non attraverso le fonti, che siano le fonti, le voci di chi ha vissuto e subito questa storia, o i loro documenti, o meglio ancora tutte e due, ecco. Per cui questo è un po' anche la mia deformazione professionale, perché io lavoro in un archivio, per cui io vedo documenti e vedo documenti, ma quando si fa ricerca, come ha fatto questa signora, si capisce quanto sia importante trovare appunto un archivio nel documento che magari in forma un po' alterata, comunque il cognome, informazioni importanti per identificare la persona. Ecco, per cui questo è un po' un intervento e rimango a disposizione di informazioni. Quindi grazie per l'attenzione. Grazie, grazie mille. Io passo la parola a Carmen Meloni per un'altra, per un'ultima breve testimonianza, e poi do la parola ad Alberto Rubinato che farà la lettura dagli iscritti di Lettere Complete. Mi sentite? Mi sentite? E ci sento? Io vi sento, voi mi sentite? Sì, assolutamente. Ok, perfetto, grazie. Scusate la mascherina, ma sono praticamente con altre persone che stanno seguendo questo evento. Sono Carmen Meloni, sono nipote di Pietro Meloni, il sassarese che è nato nel 1906 e che da giovane, pur essendo carabiniere già in quel di Sassari, non so se perché... Mi sentite, sì? Sì, sì. Ok. Fu poi trasferito in Lombardia, dove trovò la fidanzata, si sposò e trasferito poi nella caserma dei carabinieri di Baggio a Milano, trova residenza a Rho, dove nascono i suoi due figli, Sergio e Giuseppe, il mio papà. Come nasce anche la mia ricerca sul nonno Pietro? Quando ero ragazzina, 17 anni, e la nonna, quindi la vedova Meloni, muore, apro una parentesi, nessuno mai aveva parlato del nonno Pietro. Sapevo chiaramente che era morto nel campo, in un campo di concentramento, sapevo la data di nascita, conoscevo anche il luogo, Flossenburg, ma nessuno mi aveva mai raccontato, soprattutto la nonna, come avvenne l'arresto, come avvenne il fatto che ricevette comunque una corrispondenza e dal carcere di San Vittore e due lettere clandestine partite dal campo di Bolzano. Io però poi trovai queste due lettere, ma forse ragazzina non ci feci caso all'importanza che potevano avere questi documenti e li lasciai davvero per tantissimi anni in un cassetto, se non che nel 2018 mi venne anche a me come Daniela Pani la voglia di capire questo nonno, chi era, dove era finito, che cosa aveva fatto, e scopro che appunto è nell'elenco dei libri dei deportati con un numero di matricola, il 21505. Da lì anch'io con internet mi metto in contatto con Venanzio Gibellini, il Giba, a Milano, e al telefono mi racconta che non aveva conosciuto il mio nonno, il nome del mio nonno non gli diceva nulla, ma perché comunque lui era molto giovane, ad esempio il Gibellini, e poteva essere che erano stati smistati come forza lavoro, quindi anche una prestanza fisica diversa. Il mio nonno aveva 38 anni e soffriva
di gravi problemi polmonari già da allora. E mi mandò il trasporto 81, ma ancora lo lasciai abbastanza in un cassetto, anche questo, anche questa documentazione. L'anno scorso invece sul mio giornale locale di Rho leggo che erano state poste, nonostante la pandemia, 7 pietre d'inciampo a ricordo di 7 deportati rodensi. Beh, devo dire che io ho fatto un salto dalla sedia, nel vero senso della parola, perché sono corsa nel cassetto, ho tirato fuori le lettere del nonno Pietro e ho cominciato a chiamare AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Rho, l'assessora che allora si era così spesa per la richiesta delle 7 pietre d'inciampo, e da lì, davvero da lì, è cominciata la mia voglia di ricercare e di fare qualche cosa per portare avanti la memoria. Io sono un'insegnante e ho visto veramente con molta gioia la parte iniziale con i ragazzi che hanno fatto la loro presentazione, hanno fatto le loro riflessioni. Stamattina c'è stata la posa della pietra d'inciampo davanti all'abitazione rodense di nonno Pietro, c'erano i rappresentanti delle scuole su cui io sto facendo un progetto di conoscenza del sistema deportazionario e concentrazionario assieme ad un grande amico che mi sta aiutando e mi sta appoggiando in questo, perché davvero credo che i depositari della memoria debbano essere davvero le generazioni future, i ragazzi. Ho sentito i vostri ragazzi, ho sentito i miei ragazzi stamattina con degli interventi che davvero voglio ben sperare che siano veramente i custodi e i trasmettitori di una memoria che purtroppo, l'abbiamo detto, sta per svanire. La memoria orante non c'è più, per chiaramente limiti anagrafici, i nostri ex deportati sono sempre meno, e quindi davvero anche oggi è stata una giornata per me piena di emozioni. Ci sono state veramente tante manifestazioni di affetto che mai avrei creduto ci potessero essere intorno a questa figura del nonno, proprio su questo territorio rodense dove lui aveva scelto di vivere, di fare famiglia, aveva una vita davanti, aveva voglia di vedere crescere i suoi due bambini, lo scriveva nelle lettere, l'aveva scritto in queste lettere. E quindi davvero volevo anche ringraziare tutti voi per questo evento, Alberto Bocchetta in particolare, che ha voluto con tenacia che si realizzasse questo excursus di questi 15 sardi del trasporto 81. E davvero un grazie ancora e un avanti tutta alle scuole presenti. Grazie ancora di tutto. Grazie, a questo punto non so bene come siamo organizzati logisticamente per le letture di Alberto Mina. Mi metto sulla sedia, questa. Sì, lo giudichiamo così. Scendiamo a Bolzano, a concentramento. Beh, è meglio che in prigione. Ma un momento. Ci chiudono in un capannone circondato da un recinto di filo spinato. Siamo relegati in una prigione dentro una prigione. Ho buone notizie, ti portano in Germania.
sembra che ci sia stata una specie di accordo tra Hitler e Mussolini. Ci portano in Germania invece di fucilarci. Per i più di noi non è stata una buona scelta. Non di certo, come si fa. Cavallo 8, uomini 40. Il vagone si chiude e il treno parte. Uomini 150, cavallo nessuno. I nostri escrementi fertilizzano il rancore sordo. Dermologi, Viviani e io siamo ancora insieme. Tra di noi e negli altri vagoni. Le ore infinite tormentano ogni parola repressa, mentre i pensieri riprendono a poco la loro dialettica dei diritti e dei doveri. La notte è così lunga che fa disperare del giorno, ma l'alba viene comunque. Il treno si ferma e la portiera si apre. Quelli di Verona siamo sette. Ci chiamiamo e ci uniamo, mentre la speranza ricomincia ad ingannarci. Penso che non potrò cancellare più dalla mente quella visione di dolore, ma presto, molto presto, essa diventerà normale e consueta. Un'immagine a cui segue un'altra, come nella sequenza di un domino. È questa una vera e propria città sinistra e surreale, in colore, con abitanti virtuali occulti ma percettibili. Quelli reali sono incredibili. Sono file di sagome umane che si muovono a buliche una dietro l'altra. Non si vedono figure sole in ogni coppia. Fa molto freddo e siamo solo a settembre. Entriamo in un grande hangar, vuoto e sonoro. Sulle nostre teste c'è una rete intricata di tubi, tutto imbiancato a calce. È la doccia. Ci ordinano di spogliarci. Accumuliamo le nostre cose in una montagna di indumenti, di valigie e di ricordi. Qualcuno protesta e arriva un capo. Anche loro hanno l'uniforme zebrata, ma non è sporca né logora. Questi sono puliti, e sono dei diavoli scatenati, che fanno recinto alla nostra mantia. Ognuno di loro brandisce un pezzo di tubo nero di gomma dura, il gum, che cade sulle teste, spalle e natiche, con terribile violenza, per straziare le nostre carni nude. Questi demoni furiosi attaccano alla rinfusa e urlano spiritati. Impazziti corriamo uno contro l'altro e le nostre grida si aggiungono all'eco delle pareti vuote per assordarci in un crescendo indicibile. Di colpo dalle docce precipita l'acqua insieme alla gragnola di nerbate nere, dura e cruente. Magnati, vividi, esausti e storditi ci accalchiamo uno contro l'altro in un groviglio assurdo di terrore e disordine. I diavoli abbaiano, rauti e picchiano, picchiano, picchiano. Rientrato l'acqua si ferma. E le volte le imprecazioni dei demoni ci accalcano in una stanzione adiacente. Il tumulto si placa e altri capò in silenzio perquisiscono tutti gli orifizi del nostro corpo. Poi, compiuta l'ultima violazione della nostra umanità, ci fanno sfilare davanti ai tavoli della restrizione. Sono stati mai esseri umani costoro? O non lo sono ancora? Hanno perduto il dono della parola o non lo hanno ancora. Queste voci sono urla rauche che dobbiamo imparare a decifrare. Klaus! Ruhe! Arbeit! Ich schlage die kaputt! Verfluchter Mensch! Gib mir! Hattu! Los! 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 Sono parole per noi incomprensibili, suoni terribili che ci soverchiano senza la tregua. La parola è tornata allo stato di voce. Impariamo a capire solo l'intensità dell'urlo e la sintassi delle percosse. I capo sono prigionieri come noi, ma sono quelli che hanno la facoltà naturale di esistere al di sopra del bene e del male. Sopravvivono su quelli che uccidono e soccombono a loro volta sotto chi sa gridare più forte e sa uccidere meglio. Senza di loro questo sistema si sfascerebbe. Non sono scelti per nazionalità o per razza. Chiunque può aspirare a essere a capo, se riesce a risparsi della sua coscienza. La baracca di quarantena ha un ampio cortile recitato da una rete metallica, logisticamente installata solo nella parte di accesso, perché dietro c'è la parete della montagna. Il cortile è un semicircolo di terra battuta e fangosa che si affaccia su un dirupo. La fuga è esclusa.
Ai piedi del dirupo si vede una piccola costruzione grigia di tipo industriale, sovrastata da una ciminiera che esala senza tregua un fumo nero continuo, un odore che non riuscirò più a sradicare dal mio cervello. È il forno crematorio. Sul ciglio del precipizio c'è quello che spudoratamente chiamano latrina. È una lunga fossa rettangolare sotto una tettoia lamiera ondulata. Le esalazioni superano ogni sforzo di sopportazione e l'usarla costringe di per sé una sfida alla morte anche per i più esperti. Devi riuscire a fare i tuoi bisogni senza piegarti troppo sulle ginocchia. Evitare di scivolare sul pavimento viscido è un'impresa di equilibrismo angoscioso. Chi cade muore. E come? Intorno alla buca sul viscidume è accatastato un cumulo crescente e decrescente di corpi nudi allucinati. Quando molto spesso per usare la latrina li dobbiamo caricare, calpestare, coprono tutto il pavimento. Raggiunto il bordo, per non cadere nella fossa possiamo ancorarci a un piede, a un braccio, a portata di mano. Le cataste dei cadaveri rimangono più o meno in livello costante per togliere l'aggiungere della corvée dei monarchi, gli addetti al trasporto dei cadaveri, che entrano di continuo con barelle vuote ed escono anche di continuo con barelle piene. A volte, insieme a questa corvée, avanzano barcollanti con passi a gambero, ceri e incredibilmente reali, degli spettri quasi vivi. Avanzano completamente nudi, le membra ridotte all'osso e il teschio spaventoso bucato da due enormi occhi vitri spalancati nel vuoto. Raggiungono ostentamente la latrina e qui si lasciano cadere esausti. I monarchi li mettono a sedere contro una staccionata, uno accanto all'altro. Non hanno più anima, ma non sono morti. Alla mattina li trovano come li hanno lasciati. Più tardi, uno specializzato li irriga con una manica di acqua gelida, fino a che rimangono immobili. Sono pronti. Vengono caricati in una lettiga o sopra o sotto, in mezzo ad altri 5 o 6 e pian piano serpeggiano giù per il sentiero di là del re, nella valle, per adagiarsi al fine sulle cataste dei cremati. Spesso li osservo fino all'uscita e vedo che qualche piede si muove ancora. La nostra pietà si estingue dietro a loro. Da quanto abbiamo lasciato Bolzano? Sono 3 giorni? Sono di più? Giorni interminabili senza mangiare. Abbiamo bevuto nella latrina l'acqua gelata che uccide i morti. In una colonna di circa 600 pezzi eterogenei, polacchi, russi, cecoslovacchi e qualche ebreo, marciamo ora verso il buio del solito carro bestiame. Siamo sul treno per Ennsbruck, campo del lager di Flesenburg. Siamo entrati in dicembre. È arrivato un ufficiale medico dell'SS a un pastrano di pelle grigia sotto il suo camice bianco. Si è chiuso in uno dei due uffici vicino all'ingresso. Ogni tanto passa tra noi e preleva qualcuno che non ritorna. Viene da Flossenburg ogni mese e si ferma un paio di giorni. Si dice che conduca esperimenti sul tifo petecchiale. Questa volta però ha qualcosa di nuovo da fare. E le implacabili bestiole sono lasciate tutte a noi. Dal laboratorio è uscito un paziente. E il dottore gli cammina dietro osservando i suoi passi. Lo fa camminare, all'avvicinarsi lo riconosco. È Ardu, Mario Ardu, maresciallo di artiglieria. Era venuto a Bolzano da Verona, poi con noi da Bolzano a Flossenburg, dove ci siamo perduti di vista. Esulto. Un amico di Verona, lo chiamo. Non risponde. Quando il medico finalmente lo abbandona, lo avvicino. Mario, Mario Ardu, guardami, cosa succede, Mario? È appoggiato. Non mi sente, non mi riconosce, non è in sé. Poi mi rendo conto dell'esperimento. Ha una gamba scuoiata, gli è stata tolta la pelle dal polpaccio fino alla caviglia. Una vernice rossastra contiene l'uscita del sangue e lascia intravedere le contrazioni muscolari. A un tratto il poveretto rompe in urla sconnesse e cerca di muoversi, cade, grida parole culturali incomprensibili.
di sorreggerlo, e lo chiamo con tenerezza, ma ha perso ogni espressione. Ricordo che parlava a quegli occhi. Di schianto smette di gridare, si affloscia in mente, muore. Il mio sconcerto supera il mio sdegno. Ma quando infine mi calmo, mi accorgo che il suo volto ha riacquistato ora la sua espressione normale e serena. Grazie, sorella morte, tu sei il più pietoso dei rimedi. I monati solerti lo portano via. Mi avvolgo nella mia coperta e cerco di seguirli fino alla latrina, che come quella di Flossenburg ha la sua catasta di cadaveri. Io, sopravvissuto, tornerò in Italia, ma non prima di giugno, dentro un carro bestiale. Nel libro Quinquennio infame, Vittore Bocchetta descrive così il suo ritorno a casa. Il vagone bestiale va rullando su sei tamburi. E dalle portiere semiaperte si introduce il buio della notte. A un certo punto si alza la luna ed entra piano a rivendicare la luce. In un angolo, da una poltrona, una voce richiama: vieni qui e portami il frustino! È mio padre. Mi guarda accigliato. Babbo, babbo, ma cosa ho fatto? Non vedi che scherzo? Il cipiglio non è ora che un amorevole sorriso. Gli vado vicino alla casacca nera dell'ufficiale del genio, lo Spencer. C'ha lo Spencer che mi affascinava quando ero bambino. Vieni qua. Tu sei stato bravo. Ma cosa vuoi adesso? Una medaglia? Hai fatto solo quello che dovevi. Ride. Apre le braccia e io le riempio di tutto me stesso. Penso di piangere e invece di piangere. Qualcuno lievemente mi tocca una spalla. Mi giro, un fascio luminoso conduce il mio sguardo. È Viviani! Sta liberando da un grosso anello d'acciaio una caviglia insanguinata. Questo è piacere, mi dice, e sa che so che si riferisce a Socrate. Alleviare il dolore, ecco il piacere, non quello di vivere. Dal buio esce anche De Ambrogio e si siede accanto a Viviani. Ha gli occhi pieni di pianto. Peccato, singhiozza, peccato che tu non sia qui. E i singhiozzi gli spengono la voce. De Ambrogi, per Bacco, conforto, De Ambrogi sei un uomo, non così. E lui smette di piangere. Sorride anche lui e mi indica gli altri, seduti vicino in un proprio nel buio. Arturo, grido, dove sei stato? Ti ho cercato a Elbruck, non ti ho visto, non sei più tornato a voi. Tomaschi Butturini, bravo, dove ti hanno portato? E tu, Viviani, ricordi Viviani, occhio d'aquila, gamba di cicogna. Viviani non ride, si fa serio, serio e severo come un monumento di pietra. A un tratto ricordo la morte di Bravo e trasalgo. Ma voi, dico, voi siete fantasmi! E Viviani che risponde per tutti. Oh no, figliolo, no. Noi non siamo altro che morti. Il fantasma sei tu. Poi Bravo. Essere fantasmi è troppo duro per noi, i morti. Tocca a te farlo, e non ti sarà facile. Coraggio, figliolo, coraggio. Il suo viso ora si è fatto triste, e così quello di tutti, anche di mio padre. Di colpo il treno si ferma. Pescantina! Scende mi affretto. Mi affanno a raggiungere Verona, ma è un appuntamento puro. Nessuno mi aspetta. Tutti sono occupati a fare affari. Ma questa è un'altra brutta storia. L'ho lasciato in cantina nel cesto dei panni sporchi. Ciao.
ancora qualcuno? Grazie. Io direi che siamo tutti. Allora, grazie. Tu, usa l'altro microfono, così ti sembra a casa. Allora, ringrazio prima di tutto le persone che sono ancora collegate a casa, tutte le persone che sono qua, Alberto Bacchetta prima di tutto, chi ci ha ospitato all'ARC, grazie a tutte e tutti, da parte mia, da parte del Sasco e da parte di tutti gli organizzatori. E speriamo che sia effettivamente la prima di altre iniziative dove riprendiamo un discorso aperto oggi. Così ho detto, vuol dire su tutte le cose che ha tagliato. Arrivederci. Allora.